Si chiama Fermenti in Comune, il progetto finanziato con circa 100.000 euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri qui al Comune di Belpasso, un intervento che guarda ai giovani soprattutto, ma anche ai diversamente abili, un progetto che durerà un anno e che guarderà soprattutto al recupero urbano, al restyling urbano, ma anche al riciclo, al riuso, al rispetto dell'ambiente. Sono quattro le linee guida di questo intervento. Si guarda spazi, ambiente e territorio, restyling urbano, poi c'è Punkin Art, Gamma Point per questi interventi che verranno realizzati in concreto con le idee dei ragazzi, quindi si lavorerà con loro, si ascolteranno le loro richieste e poi si interverrà concretamente sul territorio. Non c'è un limite massimo di partecipazione, quindi tutti i giovani, soprattutto dopo 2 anni di chiusure e restrizioni a causa della pandemia, possono partecipare a questo intervento. E questa mattina, come detto, conferenza stampa e noi abbiamo sentito il sindaco Daniele Motta, ma anche la dirigente ai servizi sociali del comune di Belpasso. Siamo orgogliosi appunto di dare il via a questo progetto Fermento in Comune, dedicato quasi esclusivamente al mondo dei giovani, ma con un'attenzione particolare alle disabilità. Sarà un coordinamento con tutte le associazioni, soprattutto per i giovani del territorio, in un momento appunto che è quello di rinascita, di avere delle attività o essere impegnato in qualcosa o promuovere quella famosa parola che si dice sempre, e nessuno capisce che è la cittadinanza attiva, per noi è un motivo d'orgoglio. Allora, il progetto nasce con la consapevolezza che per 2 anni questi ragazzi hanno avuto tappate le ali per una libertà mancata e per una mancanza di relazioni e per la possibilità di non espressione delle proprie idee e delle proprie fantasie. Quindi, nel concreto, il progetto ha delle basi di partenza, ma sarà costruito tappa dopo tappa dai ragazzi stessi, cioè saranno i ragazzi a creare le idee. L'idea, la realizzazione, perché potranno lasciare sul territorio la costruzione di quattro murales, di posizionare in più parti della città dei vasi a decoro della città, sempre attraverso le loro idee, il loro il percorso, il viaggio che vogliono compiere, affinché possano diventare veramente protagonisti del loro territorio e riconoscersi all'interno di un territorio che vuole vederli inclusivi e quindi anche con il coinvolgimento delle persone diversamente abili, perché il loro aspetto darà quel quid in più a un progetto che vuole essere di inclusione.